Anche oggi con noi Beppe Viale, responsabile tecnico dell'Atletica Roata Chiusani. Ciao Beppe, ben ritrovato come sempre. Buongiorno a tutti voi. Dunque, iniziamo subito parlando della Treviso Marathon che si è disputata domenica scorsa. Esatto, sì, la gara era alla 15ª edizione, oltretutto era anche campionato italiano master sulla classica distanza, appunto dei 42-195 metri, una decina i nostri rappresentanti, come ormai solito hanno fatto da padroni gli addetti africani, primi tre maschi, loro, prime due femmine, anche loro. Noi eravamo anche partiti non male perché avevamo anche il nostro presidente Luca Massimino in gara. Purtroppo, dopo pochi chilometri, a partire un dolore all'anca e per non compromettere tutta la stagione, poi deciso di fermarsi al 30º chilometro quando era ancora ben ghiacciato, però appunto proprio per non rischiare. Comunque, per quanto concerne invece gli altri presenti, bene Carmine Matarazzo che fa il personale, 2.47-45, bene anche Luca Laratore, con 2.52-39 anche a lui molto vicino, bene anche Erminio Navoni e Daniele Lui. Era anche in gara Guido Castellino, che però dopo un mese pare di fermo, ha ripreso da poco, ha avuto un infortunio, ha la corsa così, tanto per essere presente in 3 ore 22. Bene le nostre femmine, dove la nostra Elena Baudena si piazza quarta assoluta proprio ai piedi del podio nella sua categoria, in 3.32, bene anche Silvia Di Salvo 3.52, ma ha avuto qualche problema fisico in gara, bene anche la Maria Bacciglieri, la sua seconda gara, anche lei con il nuovo personale. Ma domenica c'è stata anche la corsa di primavera a Trana e voi ovviamente eravate presenti. Sì, avevamo anche due presenti, benissimo Tiziano Semeraro che è seconda di categoria nell'SF55, viene piazzato anche Dario Nel 225 su oltre 400 classificati. Perfetto Beppe, direi che per questa settimana gli aggiornamenti li abbiamo Sì. avuti, io ti ringrazio per essere stato con noi, la prossima settimana sarà Pasqua, ci sentiamo per i prossimi aggiornamenti fra 2 settimane. A presto Beppe! E buona pace a tutti e a risentirci.